sera. Insomma, il campo ci restituisce un ottimo rendino, ma francamente un veloce riconoscibile. Come spiega questo campo da parte della tua squadra, che prima di che, insomma, è stata una rivelazione del campionato, con altri lati tantissimi e che ci hanno riconciliato col calcio? Ma allora, la B è questa, nel senso che ieri la Cittadella ha preso 5 gol a Terni, il Carpi ha perso ad Ascoli, che vuol dire che c'è sempre un grandissimo equilibrio. I valori dell'Avellino secondo me sono valori importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche proprio strutturale e fisico. E noi sapevamo che era una delle peggiori partite da poter avere, perché quando c'è solo il cambio del tecnico ci sono anche ulteriori motivazioni, e in quello che avevamo preparato siamo riusciti a fare poco, molto poco, un po' perché abbiamo perso quasi tutti i duelli fisici e un po' anche perché se perdi i duelli fisici devi lavorare di manovra, di gioco, abbiamo fatto poco e troppo nervosi, abbiamo subito delle situazioni che di solito non subiamo anche sul gioco aereo, però questa è la partita che è andata. Dobbiamo fare in maniera che ci serva per leggere certi momenti, certe situazioni e capire quando vi ricapita una cosa del genere che alternative possiamo creare. Mister, se qualche marziano scendesse improvvisamente sulla terra e guardasse questa gara, insomma, direbbe che sicuramente l'Avellino è quella che lotta per la Serie A, lotta per salvarsi. Cioè, questa gara ha restituito due squadre totalmente trasformate, insomma, inversamente proporzionali al loro valore. Ma il valore dell'Avellino è un valore importante, e poi io non entro in merito, però penso che anche l'Avellino sia un ottimo tecnico, ma poteva, per il valore che ha, anche fare un campionato diverso. Tante volte sono più presenti episodi, infortuni, tante situazioni che non... Però il valore dell'Avellino è un valore da squadra di una certa classifica. Poi le partite sono figlie di tante situazioni e di tante letture. Noi sappiamo di non aver fatto bene, sappiamo che non c'è avuto niente di quello che volevamo fare, però sappiamo che è sempre una partita, quindi dobbiamo guardare la prossima e far sì che questo tipo di partita ci porti ugualmente un insegnamento. Ma in questa andata potevamo fare sicuramente cose diverse e migliori, però così è andato. Mister, nei primi minuti si è visto subito che la tua squadra è apparsa molto nervosa, insomma, dovuto a che cosa e poi la scelta di Diamanti in panchina, scelta tecnica? Noi fino adesso abbiamo quasi sempre, o se non da gennaio in poi, iniziato sempre col 3-5-2. C'era anche la possibilità di cambiare qualcosa dall'inizio, però mi aspettavo una partita molto fisica, quindi ho cercato di rimettere un modulo che con un certo tipo di partita l'ha fatto sempre bene, perché poi Diamanti in corsa spesso e volentieri ci ha fatto fare la differenza. Poi non è il problema di Diamanti o di altre situazioni, mi ha fatto male tutto, quindi fare analisi diventa anche, serve anche a poco, perché nel momento in cui perdi gli scontri, i duelli, puoi fare quello che vuoi. Questo nervosismo invece da dove è nato? Cioè, un atteggiamento nervoso dal primo minuto, lo si è visto? Sì, non, che di solito non abbiamo, è vero, anche nella fase quando muoviamo la palla spesso la muoviamo con più tranquillità. Forse il fatto che non ci vengono certe cose c'è un po' nervosito. Poi dopo quello che non doveva capitare era soprattutto il secondo gol, perché se tu rimani su 1-0 la partita rimane viva. Poi anche un episodio sbloccarla, invece il secondo gol è una gioco che ha complicato molto il corso. Quando non si perdono di quelli aerei con i grossi che arrivano dalla 3-4 non nel fondo campo, è segno evidente che è stata scelta anche, si è scelto anche il tempo sbagliato di intervento da parte dei difensori. Lei come si spiega questo? Abbiamo subito tante situazioni in maniera passiva, dai cross a chi saltava, perché è capitato anche altre volte, magari avevo dei momenti della gara dove eri basso e crossavano tanti, però non avevi quasi mai rischiato, avevi vinto quasi sempre due aerei, oggi non è andata così, quindi
abbia fatto male tutte le situazioni, sia le uscite sui loro crossatori e sia i marcamenti sui loro saldatori. Però oggi appunto fare l'analisi, tutti sappiamo che abbiamo sbagliato, quindi si tratta di guardare avanti e ritornare a trovare le nostre certezze. Visto che ieri andava in gira, aveva parlato molto bene anche Antonio Foscarini, che è un suo amico, e temeva tanto questa partita, dicendo che il giorno avversario ci potesse capitare in questo momento, ma si aspettava sinceramente un Avellino così aggressivo che nel giro di 7 giorni, di meno di 7 giorni, è stato praticamente trasformato? Ma quello capita, nel senso che spesso e volentieri il cambio allenatore dà un'energia che è supplementare e in più di quello che magari avevano la settimana prima, perché rimescoli un po' tutto, ci sono vari giocatori che avevano trovato anche meno spazio, che si ritrovano la possibilità di rigiocare, quindi vale. Quello che noi non siamo riusciti a fare è sfruttare le nostre ripartenze, perché mi immaginavo un tipo di gara così, speravo che ci fosse una qualità maggiore da parte nostra nel ricapovolgere le azioni, invece abbiamo fatto tanti errori e sbagliato tante scelte. Tanti errori anche nelle corsie adriane, non sono legati cross soliti cross per cercare di capire, però questa situazione è soprattutto legata alla catena di sinistra, dove comunque si avverte, come ribadirlo, l'assenza di Palic, cioè, è difficile trovare un giocatore che possa sostituirlo in questo momento. No, non è questione, perché Germani ha fatto anche delle buone cose, ha fatto anche delle partite precedenti, quindi non è un discorso di sostituire, perché gli ha fatto male sia sulle fasce laterali ma anche sulle altre zone del campo, quindi appunto quando le partite si incanalano in una certa maniera salta tutto e ne salta tutto, poi è logico che sembra che non vada per niente, però anche è vero che no, appunto all'ultima gara abbiamo fatto cose importanti, quindi dobbiamo tornare a fare le nostre cose e pensare solo a lavorare e fare le giuste analisi. Vista la sua squadra stasera aveva la possibilità di portarsi almeno due dalla seconda di classifica, giocarsi da qui alla fine anche la possibilità di andare direttamente in Serie A, ecco, quanto le dispiace questa cosa. Stasera abbiamo perso questa maglietta. Le motivazioni erano forti per tutte e due squadre, noi con il discorso di alta classifica, il Avellino con il discorso di salvezza. Noi dobbiamo ricordarci che da dove siamo partiti, senza sbagliare mai una partita, quindi siamo anche che a un certo punto una partita non venga come vuoi, perché dal punto di vista psicofisico ti ha speso tanto, parliamo mai, quindi dobbiamo ricambiare il calde pile e pensare alla prossima senza tanto. Buonasera. Lei spesso ha ricordato che bisogno di un campionato è fatto di step successivi. Io credo che le prossime due partite contro il Venezia sabato e contro il Carpi il 17 siamo importanti per questo, perché si potrebbe anche scavare un solco, non dico incolmabile, ma quasi con la zona, con l'ultima posizione dei playoff. Volevo sapere se lei è della mia stessa opinione. Sì, logico che quando fai degli scontri diretti poi valgono doppio, perché mentre chi fa i tagli toglie una diretta concorrente, però a fine concetto devi fare punti sempre o provare a fare punti sempre. Noi abbiamo questo concetto, oggi non ci siamo riusciti, ma non vuol dire che non siano le nostre corde, e quindi appunto non dobbiamo caricare di troppa negatività una partita che non è andata come volevamo, ma che ormai è andata e quindi ci possiamo fare niente. Questi sono scontri diretti, quindi bisogna ricaricare bene le pile, le energie e prepararsi nel migliore dei modi per la Venezia. Una cosa, è possibile magari rivedere qualcuno dei giocatori che attualmente è fuori, almeno in una di queste due partite, o è ancora presto? Non lo so, ancora è da valutare. Sono tutte e tre situazioni diverse e di giorno in giorno hanno sviluppi diversi, quindi lo vedremo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Grazie.